Bentrovati amici del Carlsberg Club, nuovo appuntamento questa volta per i consigli dei centrocampisti che può portarvi magari un gol, un assist, un buon voto, insomma quelli su cui puntare per il vostro centrocampo e fantacalcio. La prima partita è Frosinone-Fiorentina, da qui pesco Veretù perché è rigorista della Fiorentina, questo non è un dettaglio da poco visto che lui segna sempre su rigore ma porta anche buoni voti, quindi anche se non dovesse esserci un rigore per la Fiorentina può comunque portarlo in 6,5 o un 7. Tra i migliori centrocampisti e giocatori quasi in assoluto in fantacalcio fino adesso c'è stato invece Rodrigo De Paul, fantastico con questa Udinese che però deve tornare a vincere, in crisi da troppo tempo, va sul campo dell'Empoli e può essere la parte giusta per De Paul per tornare anche a far gol, a incidere, allora puntateci per questo turno. Un buon centrocampista per questa fantagiornata è Baselli, che ha segnato 2 gol nelle ultime 4 partite e gioca in un Torino che nell'ultima partita contro la Sampdoria ha fatto un'ottima impressione. E Baselli contro il Parma può essere un giocatore positivo al fantacalcio. Mi metto così invece per il prossimo consiglio, ed è un consiglio epico perché Brozovic, epico al fantacalcio, ha dimostrato di poterlo essere dopo anni di alti e bassi continui. Davvero andava bene un mese, poi crollava, 4 in pagella, panchine continue. Quest'anno ha trovato la continuità definitiva. Mettetelo anche sul campo dell'Atalanta, è una partita molto difficile per l'Inter a Bergamo, ma Brozovic sta dimostrando quest'anno di essere la luce nell'azzurra e chissà che non possa portare un bonus come fatto nell'ultima trasferta contro la Lazio. Io mi prendo un centrocampista a una certezza, direi, al fantacalcio, perché Barella veramente anche quest'anno si è confermato e sta confermando, ha preso addirittura 6,5 all'Allianz Stadium contro la Juve, una cosa non da tutti, figuriamoci cosa può combinare al Mazza contro la Spalla, quindi assolutamente Barella è ancora tra i consigliati, uno che consigliamo spesso ma raramente tradisce. Può tornare a far gol in questa giornata perché i patronatori stanno chiedendo ma quando torna a far gol Barella, manca da un po', l'anno scorso si erano trovati bene con i rigori, quest'anno può tornare a colpire in questa giornata, mentre Lorenzo Pellegrini gol l'ha fatto in Champions, in campionato dal derby, quel capolavoro di tacco, manca un suo +3, però il rendimento di Pellegrini in cui è stato decisamente buono in casa contro la Samp può essere una sua partita, allora schieratelo perché gioca sempre un po' più avanti, può essere un giocatore determinante al fantacalcio. E anche per i dubbi al centrocampo consultate il Carlsberg Fantamanager, l'algoritmo che vi suggerisce chi schierare. Buona fantagiornata. Ciao a tutti.